Ciao amici e ben ritornati sul mio canale Fermentum. Oggi prepareremo insieme forse la ricetta più golosa che abbiamo visto su questo canale. Le viennesi al cacao. Cosa sono le viennesi? Sono delle brioche dalla forma leggermente allungata, quasi a ricordare un panino al burro. Non troppo dolci e da farcire come più ci piace. In questo caso vedremo una versione al cacao, quindi l'impasto sarà realizzato con il cacao all'interno e poi le farciremo con una crema di mascarpone e Nutella fino a spolverarle con dello zucchero a velo. Come vi ho promesso, sarà una ricetta per veri golosi. Vi ricordo che tutti gli ingredienti li troviamo giù in basso in descrizione. Non dimenticate di lasciare un like o un commento, di iscrivervi al canale tramite il pulsante che vedete qui in basso e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. Ma adesso andiamo con le mani in pasta! Partiamo unendo nella ciotola la farina e il cacao amaro. Aggiungiamo anche il lievito di birra e amalgamiamo qualche secondo. Creiamo un po' di spazio al centro e andiamo ad aggiungere tutto il latte. Versiamo tutto lo zucchero ed il sale. Partiamo dal centro dapprima con le dita cercando di far sciogliere lo zucchero e il sale e iniziamo a incorporare la farina. La prendiamo pian piano dai bordi e la riportiamo verso il centro. Simuliamo sempre la nostra impastatrice manuale, con una mano impastiamo e con l'altra ruotiamo la ciotola. Durante le prime fasi vedremo che l'impasto diventerà appiccicoso, ma man mano che lo lavoreremo prenderà la sua forma. Eccolo già dopo qualche minuto, l'impasto è più consistente e la ciotola è già pulita. Quando avremo una buona tenacità, andremo ad aggiungere il burro in 3 o 4 riprese. Aggiungiamo la prima parte e lo mettiamo al centro. Schiacciamo un po' con le dita e iniziamo a rigirare l'impasto su se stesso. Cerchiamo di mantenere il burro sempre all'interno dell'impasto, questo ci aiuterà durante le fasi di impastamento. In questo modo sarà anche più semplice far assorbire il burro all'impasto. Lavoriamo con le dita e se ci viene più comodo anche con i polsi. Aggiungeremo la seconda parte di burro solo quando la prima sarà stata completamente assorbita dall'impasto. Schiacciamo un po' e andiamo con la seconda parte di burro. Sempre qualche tocchetto per volta e sempre al centro. Ripieghiamo e impastiamo. L'aggiunta di burro nei primi momenti porta l'impasto a diventare sempre più morbido, ma lavorandolo e facendolo assorbire diventerà sodo. Se il burro tende ad uscire da una parte dell'impasto, lo rigiriamo e continuiamo a chiuderlo su se stesso. In questo modo sporcherà meno la ciotola e diventerà meno appiccicoso anche l'impasto. Il burro è assorbito e andremo ad aggiungere l'ultima parte. Ultimi tocchetti sempre al centro. Impastiamo fino a quando il burro non sarà stato completamente assorbito. A ciotola pulita prendiamo l'impasto e passiamo sulla spianatoia. Qui lavoreremo ancora qualche altro minuto.
Prendiamo l'impasto, lo lavoriamo con le mani, con i polsi e lo rigiriamo più volte su se stesso. Chiudiamo bene e lasciamo riposare così a temperatura ambiente per 15 minuti coperto con la ciotola. Trascorso questo tempo daremo qualche piega all'impasto, 3-4 pieghe, in modo tale che diventi liscio e omogeneo. Chiudiamo bene e andiamo in ciotola per la prima lievitazione. Lo lasceremo a temperatura ambiente, io in casa adesso ho circa 22 gradi, per circa 2 ore. Trascorse le 2 ore e impasto ben lievitato, andiamo a ribaltare sulla spianatoia. Con questi ingredienti sforneremo 8 viennesi da circa 125 grammi. Adesso andiamo a porzionare l'impasto, lo allunghiamo, in questo modo sarà più semplice tagliarlo. E iniziamo a fare i pezzi di impasto da 125 grammi. Aiutiamoci con una bilancia per avere tutti gli impasti dello stesso peso. Una volta finito di tagliare l'impasto, andremo a formare le nostre viennesi. Prendiamo l'impasto, lo schiacciamo bene, facciamo quasi un rettangolo, lo ripieghiamo a 3 prima in un senso e poi nell'altro e arrotoliamo con la mano. Ci aiutiamo anche con la spianatoia e infine sfiliamo con uno con entrambe le mani. Creeremo dei lunghi cordoncini di impasto che andremo a disporre su una teglia rivestita con carta forno. Li metteremo ben distanziati in modo tale che in lievitazione e in cottura non si tocchino tra di loro. Intanto formiamo l'ultimo. Arrotondiamo e sfiliamo. Disponiamoli sempre con la chiusura dell'impasto rivolta sulla base della teglia, quindi verso il basso. Copriamo con pellicola e andiamo per l'ultima lievitazione, sempre a temperatura ambiente per circa un'ora. Trascorso questo tempo togliamo la pellicola e andiamo a spennellare la superficie con un tuorlo sbattuto con 2 cucchiai di latte. Ciò ci consentirà di avere una superficie lucida delle nostre viennesi. Una volta spennellate tutte le nostre viennesi, andremo in forno, ben caldo a 180 gradi, in modalità statica, per circa 20 minuti. Ed ecco, amici, pronte le nostre viennesi. Ecco una breve panoramica sulle viennesi appena sfornate prima di farcirle. Una volta sfornate le disponiamo su una griglia in modo tale che si raffreddino. Nel frattempo andremo a preparare la crema mascarpone e Nutella, pari peso di mascarpone e Nutella. Amalgamiamo dapprima il mascarpone nella ciotola e aggiungiamo la Nutella. Lavoriamo delicatamente con un cucchiaio o con un leccapentola fino a quando il composto non sarà omogeneo. Ed ecco la nostra crema pronta. Adesso verseremo tutta la crema in una sacca à poche, sarà più facile farcire le nostre viennesi. Se non abbiamo la sacca à poche, si potrà farcire anche con un cucchiaio. Tagliamo le viennesi per tutta la loro lunghezza.
e apriamole delicatamente con le mani. Con la sac à poche e con un beccuccio largo andremo a riempire le viennesi. Questa è una crema molto golosa, ormai mi conoscete, ma se volete una crema un po' più leggera potete ridurre la quantità di Nutella. Farciamo così tutte le nostre viennesi. Vi consiglio di farcire solo quelle che mangerete, le altre le lasciate da farcire e le farcirete dal momento. Una volta farcita l'ultima, passeremo alle decorazioni. Potete decorare e farcire con quello che più vi piace. Io ho trovato e ho utilizzato dei mini cookies, dei mini Oreo e dei mini Kinder. Disponiamoli delicatamente all'interno della crema. E una volta preparati tutti, andremo con il tocco finale, lo zucchero a velo. Grazie amici, come sempre, per avermi accompagnato fin qui e con me ci vediamo al prossimo video.